Giulio, 22 giugno 2012, una data che speriamo possa entrare, come si può dire, nella storia della pallacanestro torinese. Oggi viene presentato un ulteriore passo del progetto del basket sotto la molle. PMS Torino, nuovi soci, nuovo coach, nuovo entusiasmo. Sicuramente in questi anni direi che siamo stati caratterizzati da una politica di piccoli passi. Oggi forse abbiamo fatto un passo un po' più lungo, però è stato un passo ben ponderato, molto solido. Il passo è stato quello di incrementare notevolmente quello che è la nostra struttura societaria, con l'inserimento di Antonio Forni in primis, che ricoprerà poi il ruolo di presidente della PMS Torino, e di nuovi soci insieme a lui. Oltretutto anche la presentazione del nuovo coach, a cui affidato l'incarico di portarci nella massima serie nel giro di 3 stagioni, che è Stefano Pillastrini, un coach con esperienza, con personalità e con conoscenza di quello che è, diciamo, il territorio su cui andremo a lavorare nel prossimo futuro. Con l'obiettivo naturalmente di riportare il grande basket a Torino, magari già dal prossimo anno. C'è un campionato difficile, una DNA probabilmente, ma la voglia di vincere è tanta. Le nuove regole tra il mondo professionistico di inserimento di giocatori italiani fanno sì che i campionati dilettantistici, quindi quello solo per i giocatori italiani, sono sempre più ricchi di grandi giocatori. Quindi il campionato è sempre più difficile, è un campionato affascinante, cercheremo di affrontarlo nel migliore dei modi. Da oggi si parte con la composizione della squadra e quindi direi che si aspetta una lunga estate.